Al momento le forniture di acqua sono garantite, ma presto potrebbero scattare divieti. Non pulire auto e vetrate, non innaffiare i giardini. Da subito tutti devono usare l'acqua con parsimonia. Lo stato d'emergenza per siccità è stato dichiarato dalle autorità britanniche questo venerdì per buona parte dell'Inghilterra, inclusa Londra e la valle del Tamigi. Questa settimana sarà ancora una settimana a 35 gradi. In Germania il Reno si asciuga. Tra Kaunz e Mainz rischia di non essere più navigabile per le navi cargo, fatto che causerebbe non pochi problemi all'industria locale. Nei Paesi Bassi, d'altronde, è già successo a diversi casi galleggianti di arenarsi, in particolare nel letto della Vaal. Qui è vietato irrigare anche i campi coltivati in molte aree del paese. Il sud-est dell'Europa pure è pesantemente colpito dalla siccità. In Serbia e Romania pesanti sono i danni per l'agricoltura ed anche il livello del bel Danubio blu ha iniziato a scendere. Al confine tra Romania e Bulgaria il livello si è abbassato così tanto che decine di isole di sabbia sono emerse in superficie, il fiume è ai minimi storici. Questo punto esatto è l'intersezione al confine tra Romania e Bulgaria. Il Danubio scorre qui vicino a Zenica. Esattamente un anno fa l'acqua era alta 1,40 m. Ora possiamo vedere un po' di sabbia sul lato rumeno. Molte merci non si spostano. Il bacino idrico di Canoplia nel nord della Serbia è pressoché prosciugato e le morie di pesci sono all'ordine del giorno nelle aree più colpite.